grazie di essere con noi, grazie a tutti, grazie a voi. La cooperativa sociale D&D Servizi alle Famiglie dal 2006 opera a sostegno dell'anziano e principalmente del malato di Alzheimer. Nel 2007 nasce il CEA, Centro Educativo Alzheimer, che si prefigge come obiettivo il miglioramento della qualità di vita dei malati d'Alzheimer e dei loro familiari. Il Centro Educativo Alzheimer rappresenta un luogo in cui il paziente, che si trova nella prima fase, viene riabilitato attraverso il recupero, il mantenimento e l'attivazione delle sue diverse funzioni: il linguaggio, la memoria, l'orientamento, l'affettività, la motricità. Gli obiettivi principali sono recuperare la dignità delle persone disorientate e confuse, migliorare la comunicazione verbale e non verbale, migliorare il tono dell'umore e l'interazione con gli altri pazienti, mantenere e rafforzare l'autonomia dell'utente, stimolando le capacità e le risorse presenti. Creare un ambiente atto a favorire esperienze relazionali e di socializzazione caratterizzate dalla serenità e dal benessere, e a ridurre le forme di disadattamento che sono alla base dei disturbi comportamentali. Offrire interventi di tipo assistenziale e riabilitativo che rallentino il decadimento psicofisico. Aiutare la famiglia nella gestione del carico assistenziale, garantendole momenti di sostegno e di sollievo. Favorire la permanenza dell'utente nel proprio domicilio, sostenendo la rete parentale. Prevenire i rischi di isolamento sociale dell'utente e della famiglia. Ciao, fata. Ciao, fata. Da sempre mi chiedo come sarò da vecchio. Non lo so ancora. Quando ho tempo provo a sbirciare i comportamenti di chi è già vecchio, anziano, e continuo a non capirci nulla. Però mi ricordo, e il fatto che io ricordi ancora vuol dire che probabilmente non sono vecchio, oppure sì. Mi ricordo che qualche anno fa ho conosciuto un matto simpaticissimo. Era matto, dicevano alcuni luminari, perché era malato. Quella malattia che chiamano Alzheimer, demenza, bah. Io, in realtà, pensavo che fosse matto perché pian piano mi accorgevo del cambiamento che il vecchietto subiva e sul momento ricordo di essermi molto preoccupato. Un pomeriggio mi trovavo a casa sua e mi chiese di controllare il telefono che pareva non funzionasse bene. Sul tavolo di cucina c'erano degli arnesi, una forbice, una presa multipla, un cacciavite e chiesi al vecchietto: «Nonno!» Lo chiamavo sempre così perché i miei veri nonni erano già da tanto trapassati. «Passami la presa multipla!» Al che lui si avvicinò e mi mise in mano il cacciavite. Io, come uno stupido, insistetti e quasi lo sgridai: «Ma no, nonno, la presa! Quella lì, sul tavolo!» Lo vidi un attimo confuso, quasi non la riconoscesse. In realtà non la riconosceva. Da tempo il vecchietto era seguito da un dottore, sapete, quei dottori che ti curano la testa, ammesso che questo possa essere curata. Credo che la mia rifugga da ogni tipo di cura. A dire il vero, non ho mai ben capito la differenza tra psicologo e psichiatra. Un'attenta etimologia svela che il primo parla alla tua anima e ti parla dell'anima. Il secondo è il medico dell'anima. Indaga le malattie che affliggono lo spirito umano. Perché poi dall'anima si passa alla testa? Che forse la testa dipende dall'anima? Cioè, a me due dottori si occupano dell'anima, però quando entri a far parte della categoria dei matti, è la testa che non funziona. E c'è qualcosa che non torna in questo parallelismo. Che è lo stesso, come dire che ci può essere tra popolo italiano e governo. L'anima popolo italiano soffre. Non c'è lavoro, la povertà aumenta, poche prospettive per il futuro, depressione dilagante. E che si fa? Curiamo l'anima per far star meglio e guarire la testa di... Vabbè. La testa governo? Vabbè, magari la testa sta benino, perché in realtà sta molto meglio di tutti noi e così la facciamo stare ancora meglio. Lo scollamento tra governo e popolo così si ingigantisce, ma non sono qui per fare la solita satira politica, perché il mio simpatico nonnino è più importante di quei signori. E perché più il tempo passava, più lo vedevo svagato, quasi come se non si riconoscesse più.
come se guardandosi allo specchio ogni mattina si desse il buongiorno dicendo: e questo chi è? In realtà, lentamente fu così. E ad un certo punto il nonno non riconobbe più nemmeno me. Fu chiamata una badante irlandese a fargli da balia, la signora Marion O'Hara. Da tanto tempo in Italia è talmente conoscitrice e amante degli usi e costumi italici che si era meritato solo dopo qualche mese il suo approdo italico. E io finii per chiamarla Maria quando la incontravo in visita al mio quinto nonno preferito. Lui non mi riconosceva più. Più il tempo passava, più diventava irascibile, impaziente. Io non essendo né psicologo né psichiatra, pensai che il gioco, il divertimento, la musica e l'ironia potessero alleviare la sua malattia, farlo sorridere, insomma. Che poi lui, certo, non sapeva di essere malato, perché in realtà siamo noi ad esserlo, depredato degli affetti che ci hanno accompagnato per una vita e all'improvviso divenuti estranei. Lo andavo a trovare spesso. Avevamo inventato insieme una lingua straniera che solo io e lui capivamo, e quando la parlavamo sembrava davvero che ci capissimo. Come spesso succede ai politici quando parlano il politichese tra loro e poi con Bruno Vespa. E poi noi poveri cristi ci guardiamo e diciamo: ma che hanno detto? Spesso poi ci rincorrevamo attorno al tavolo della cucina perché il mio quinto nonno, pur avanti con l'età, aveva conservato una buona prestanza fisica e anzi, sembrava davvero che la sua forza aumentasse in alcuni momenti. E alcune volte facevo finta di inciampare in una sedia e mi scaraventavo a terra tramortito. Lui si fermava e a volte sembrava dispiaciuto, altre quasi mi voleva arrotare. Però poi mi alzavo subito e lui quasi voleva ricominciare da capo. Poi la musica, cantando insieme dei successi senza tempo. Conoscete tutti Una rotonda sul mare? Oppure Con 24.000 baci di Celentano. Avevo una memoria di ferro per questi vecchi successi. A volte me lo diava il termine amore, altre se ne usciva con un motivetto sul religioso andante che recita: prima che spiri maggio nostr'alma tua sarà. Io lo sgridavo bonariamente, soprattutto nei mesi antecedenti a maggio, dicendogli: ehi nonno, questa canzone dimenticala perché è sinistra. Il mio quinto nonno preferito ingenuamente e dolcemente mi sorrideva. Comunque, che memoria prodigiosa aveva per quei ricordi lontani. Eppure non mi riconosceva più. Non si ricordava più di me. Per lui ero una persona qualunque che veniva a trovarlo, anzi, ogni volta credo di essere stata una persona diversa. Poi un giorno scivolò alzandosi dal letto e si ruppe il femore. Da lì, in poco meno di 2 mesi, finì la mia avventura col mio quinto nonno preferito. Quando lo salutai per l'ultima volta, mi vennero in mente tutti quei momenti trascorsi con lui, scherzando, cantando, rincorrendoci in casa. Dicevano che fosse malato, che fosse un matto, ma in quei momenti io non me ne accorgevo. Quando stava da solo forse poteva intuire che fosse diverso dagli altri, ma insieme agli altri si divertiva moltissimo, se lo si considerasse sano. Ha ragione il papà di Alice quando Alice gli chiede: sto diventando matta, papà? E il papà le risponde: ho paura di sì, Alice. Sei matta, svitata, hai perso la testa, ma ti dirò un segreto: tutti i migliori sono matti. Grazie a tutti, grazie a voi, grazie di essere con noi, grazie a tutti, grazie a voi, grazie di essere con noi.